Rassegna stampa di oggi, 9 marzo 2018. Questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Mafia dell'Utri resta in carcere, rigettata la richiesta di revisione per l'ex senatore. La decisione dei giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta nega la libertà all'ex parlamentare. I legali annunciano un ricorso a chiedere la sospensione dell'esecuzione della pena per lo storico braccio destro di Berlusconi. Era stata nel dicembre scorso la Procura Generale. L'istanza legata al caso Contrada, per il quale la CEDU aveva dichiarato illegittima la condanna per concorso esterno. Stesso reato per il quale è condannato il fondatore di Forza Italia. Crisi PD, Orlando dice intesa col Movimento 5 Stelle, trovata di Renzi per non parlare della disfatta. E Lotti dice pontifica chi non ha mai vinto. Il leader della minoranza, Dem, attacca il segretario dimissionario alla vigilanza, cioè alla vigilia della direzione di lunedì. La replica dei fedelissimi di Renzi è stata bene, così parleremo di chi ha perso nel collegio di residenza, ma si è salvato col paracadute. Il riferimento è al Ministro della Giustizia, secondo la nota della redazione. Appunto di chi non ha proprio voluto correre, di chi invece ha vinto correndo senza paracadute. Insomma, la controrisposta è stata parla ai renziani in fuga. Elezioni, è confermato senatore ad Aosta, 2 giorni dopo gli sequestrano tutto. Onorevole Laniense restituisca 10 milioni. Ad Alberto Anienza, eletto per l'Unione Valdostana col sostegno del PD, è rinviato a giudizio insieme ad altre 20 persone e la Guardia di Finanza gli sequestra anche il conto corrente. Firmò la delibera del 2012 che accordava un mega finanziamento regionale al Casinò di Saint Vincent che porterà a sprechi e malversazioni. Attico Bertone, la versione del cardinale, ristrutturazione e unione dei 2 appartamenti concordate con Bergoglio. Dopo le polemiche e i processi, il porporato salesiano, nel libro I miei papi, racconta che è stata Papa Francesco a suggerire come fare i lavori all'interno di Palazzo San Carlo. Una parte è stata pagata, secondo il PM Vaticano, con i soldi della Fondazione Bambino Gesù. Il manager della sanità Giuseppe Profitti, in primo grado, è stato condannato a 1 anno per abuso d'ufficio. Trump, dazi come arma di negoziazione, saranno esclusi i paesi amici degli USA. Cina risponde: farai male a te stesso e agli altri. Se raggiungiamo un accordo nella NAFTA trilaterale con Messico e Canada, è più probabile che non applicheremo le tariffe a quei 2 paesi, lo ha annunciato il presidente USA in una riunione di gabinetto. Tra gli amici non figura Berlino. Abbiamo nemici che si sono approfittati enormemente di noi da anni su commercio e difesa. Se guardiamo la NATO, la Germania paga l'1% e noi paghiamo il 4,2% di un PIL molto più importante. E non è giusto, ha detto Trump. Vabbè. Cari amici, termina qui la rassegna stampa. Vi diamo appuntamento alla prossima. Vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.